DJ Chiama Italia. DJ Chiama Italia. DJ Chiama Italia. Eccoci. Amici di Radio DJ, l'ufficio programmazione più realista del re ha pensato di omaggiare l'imperatore con... Perché è bellissimo? Con questo brano dei Toto che si chiama Africa. Perché? Ah! Capisci, capisci Linus. Capisci, vedi già il vizio, mannaggia. La deformazione professionale. La deformazione professionale. Allora, Africa dei Toto, appena ascoltata su Radio DJ, presentati. Niente, ciao, sono... lo so che tanti alla SNAI mi davano per ancora letto a quest'ora, pagavano 7-1, esatto. Il mio risveglio in orario per arrivare al esatto. DJCI, e invece son chi? Scusami, ho usato un accento... No, DJCI. Ah, DJCI, no, ma poi ho detto Sun Key e lì ho sbagliato, però era un omaggio alla Carse che oggi è con noi. Ok, ok. Sun Key e Teseki anche a cantare la sigla, vai. DJ Chiama Italia. Sponsored by... Robine, di Scott Smith, un thriller Rizzoli. Attenzione alla sigla, Si può fare in TV. Se può. Allora no. Buongiorno amici di DJ Chiama Italia. Ha ragione il Farolfi, fischia qua, okay, da voi. Perché io succio un volume. Su puoi andare qua. Dammi la carica. Perché sentire in cuffia volume putende, diciamo così, fa il suo effetto. Esatto. Allora, amici di DJ, oggi e domani il titolare, diciamo. Come oggi e domani. Oggi e domani. Abbi fiducia, io c'ho sempre bisogno di un paio di interventi, soprattutto a quest'ora. Ce la possiamo fare. Oggi e domani il titolare non c'è perché. Dov'è Linus? Nel continente nero. Bonzi, bonzi, bo. Pronto? È un minuto e mezzo che vi sto ascoltando per telefono. Sembrate due ubriachi. Non è che sembriamo due ubriachi, siamo due ubriachi. Ciao Linus. Buongiorno, ciao Nicky. Ciao Riccardo. Come va lì? Innanzitutto dove sei esattamente? Allora, in questo momento sono in un posto che se mi avessero catapultato qua, diciamo, dopo un sonno e un congelamento durato 2000 anni, io penserei fosse che ne so, la Valbadia, Champoluc, Gressoney. In realtà siamo in cima a una montagna in Kenya, siamo a 3000 metri in questo momento e siamo nel posto proprio dove nascono, dove vengono allevati, quasi come i polli in batteria, gli atleti keniani che poi vincono tutte le maratone da ogni parte del mondo. Qui sono le 12:11 in questo momento, quindi siamo due ore avanti con l'orologio. Sono distrutto, Nicola, Nicky, sono attento. Ma scusami, ma tu sei andato lì? Tu sei andato lì dove allevano gli atleti kenioti nell'illusione, nella speranza che bagnandoti in questo virtuale fiume ti rimanga qualcosa di keniota attaccato, insomma, migliori le tue prestazioni. In realtà tu come sai io sono molto pigro da un punto di vista proprio anche turistico e ogni tanto so che devo farmi violentare. Se dovevo farmi violentare era meglio che lo facessero appunto i keniani, che tutto sommato per cosa potrebbero anche lasciarmi in eredità. Certo. Altre occasioni per vedere un'Africa così autentica non penso che ne avrei avuta, e stiamo facendo il pieno di emozioni fantastiche, perché ovviamente oltre a vedere correre loro, che è uno spettacolo meraviglioso, ogni tanto tocca correre anche noi. Per esempio questa mattina abbiamo corso per 11 chilometri partendo da 2800 metri arrivando a 3000 metri, tutto in salita, tutto appunto con questa aria così rarefatta che ti posso garantire sulle gambe ha un effetto devastante. Oppure ieri pomeriggio abbiamo corso su una terra rossa in mezzo alla campagna e in mezzo ai bambini che ci correvano di fianco. Per darvi l'idea, una bambina mi ha corso di fianco vestita in questo modo: jeans, camicia, maglione, sandali tipo fornarina, ha avuto 8 anni e per 2 minuti ci ha corso di fianco ridendo, chiamandoci Muslumbu, che ho scoperto. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire Muslumbu? Muzumbu è uomo bianco. Ah, Muzumbu. Ho imparato tre parole. Sì, Jambo, che è ciao,
Musumbu, uomo bianco, e Lala Salama, che è buonanotte. Bello Lala Salama, molto bello. Sembra anche un po' Lala Falana, però. Sì, beh, ma totale lì cos'è? Che essendo più difficile correre in alta quota, questi si allenano qui praticamente, quando poi vai a parco treno, sì, sei un asco. È tipo l'epo naturale, così mi hanno detto. Sì, sì. Esattamente, il sangue si arricchisce molto e quindi quando tu torni in pianura in teoria è molto più forte. È evidente che devi starci almeno un mese per avere un risultato, noi ci siamo 3 giorni visto che domani già ripartiamo, quindi quel risultato non ce l'avremo, però l'esperienza devo dire è meravigliosa, è anche un po' toccante perché insomma si tocca con mano la povertà che qui è un po' dappertutto, e per esempio si tocca anche con la schiena, visto che per fare questa mattina 150 km ci abbiamo impiegato 3 ore di jeep, perché le strade sono ovviamente un cratere, sembra che siano state esplosioni nucleari, in realtà non c'è nessuna guerra qui per fortuna, però appunto le condizioni economiche sono molto molto difficili. Certo, però, certo. No, ma tu che non sei andato mai al di là di Gorizia, ti spiego, è un po' è un po' tutto il 90% del mondo che è così. Cioè, poi già in Slovenia ci sono delle zone abbastanza. No, Slovenia è ricca. Io adesso non l'avevo mai vista, ragazzi, sono un po' viziato. Più che altro dovete sapere che oggi, quando abbiamo finito di correre, siamo arrivati in cima alla montagna e ci aspettavano appunto tutti questi ragazzi molto carini che ci avevano preparato da mangiare, e io, dopo aver corso appunto per 11 km sputando sangue, ho mangiato capretto. Agnello, il ciapati, che è una specie di pane buonissimo, tra l'altro, no? È la sì, pizza, la pizza bianca, no? Sì, esatto, ci ho messo 2 giorni prima di convincermi a mangiarlo, però poi alla fine è molto buono. Vedi. Vabbè, pane e capretto e una corsa in altitudine di lunedì mattina, se no cosa fai? O questo o un caffè della macchinetta, ecco. L'avevano ammazzato per noi un'ora fa, cosa fai? Dici di no? Ah, certo. No, certo, povero capretto. Senti, allora, come hai potuto sentire in quel minuto e mezzo in attesa, hai lasciato il tuo programma in buonissime mani. Sì, devi dire complimenti per la sigla, poi, molto bella, se ne parla già anche qui in Kenya. Bene, grazie mille. È come aver lasciato la tua macchina a quel vecchietto di Brescia che avevi visto nel filmato di YouTube, un po' la stessa cosa. Sì, oppure alla signora romana che posteggia. O la signora romana che posteggia, tutto YouTube, roba di filmati. Roba di voi giovani, di dai. Di noi giovani su YouTube. Grazie Linus. Non so, magari ciao. Domani mattina ci risentiamo, eh? Quando volete, ciao. Ok. Ciao. DJ chiama Italia.